Oh raga, iniziamo così questa giornata. Andiamo a prendere un ascensore che dal rione Mater Dei ci porta al rione Sanità. La sanità è un ascensore che ti porta dalla parte alta alla parte bassa della città. L'abbiamo preso anche a Bruxelles. Uguale. Peccato che mancava la sanità però. Ma c'erano una cifra di patatine fritte e birra. Wow. Raga, siamo al cimitero delle Fontanelle e qui ci sono tantissimi teschi. Non so la storia di questo cimitero io. Il cimitero nasce in una grotta di tufo, come si può vedere. Napoli è una città che è stata costruita tutta col tufo, quindi da qui si faceva l'estrazione e si creavano queste enormi cavi. Il cimitero misura più o meno 3.000 metri quadri e ha una volumetria di 30.000 metri quadri. Qui ci sono le ossa della peste del 1656, mi pare, e del colera del 1836. Quindi tutti i morti per quelle malattie venivano portati fuori dalla città per non creare il divulgarsi dell'epidemia. Le storie che ci sono qua dentro sono molto particolari. Sono tre quelle principali che si possono andare a vedere molto facilmente. Qui all'ingresso c'è la bara di un bambino ed è l'unico reperto all'interno di una bara. Non ne troveremo altri nel cimitero all'interno di bara. Troveremo delle casette, se vogliamo chiamarle così, per teschi o per resti d'ossa che vengono costruite nel momento in cui il cultore del cosiddetta capuzzella riceve la grazia. La storia di questa bara è particolare perché il cimitero era in funzione nel 1959 ed è stato in funzione fino al 1969. Poi venne chiuso dalla diocesi di Napoli perché consideravano rito pagano il votarsi a questo culto della capuzzella. In che cosa consisteva? Consisteva nel fatto di adottare una di queste teste, adottarla fisicamente, alcuni si dice la portassero addirittura a casa, e chiedere a loro una grazia. La diocesi non approvava assolutamente questo perché voleva dire ognuno avere il suo dio, tra virgolette. Certo. E il cimitero venne chiuso. Qui entra in gioco il mistero della bara. Il cimitero venne chiuso nel 1969 e riaperto al pubblico nel 2002. Vennero fatti i lavori di ristrutturazione. Nel 2006 ci fu il primo vero accesso al cimitero. L'unico accesso al cimitero in quel lasso temporale della chiusura era quella porta lì che collega alla parrocchia qua di fianco. L'unico che poteva entrare all'interno del cimitero nel periodo della chiusura era il parroco, perché solo lui aveva le chiavi. Quindi 1969, 2002 chiusura totale. Questa bara qui appare nel 1976, quindi nessuno poteva portarla qua dentro perché il cimitero era chiuso. Ora ognuno tragga le proprie conclusioni da dove poteva arrivare questo bambino. Quello che dicono è che ancora oggi ci sia una signora anziana, ormai si prende cura di questo corpo. Questa storia mi è stata raccontata un po' di tempo fa. Dietro ci potrebbe essere una storia non bellissima, diciamo. Qua ci sono anche le tibie. Sì. Nella metà dell'Ottocento o del Novecento, adesso non ricordo bene, fecero una conta dei reperti e si parla di 40.000 reperti tra teschi, tibie e ossa varie. Ma la voce popolare dice che sotto il piano calpestabile, quindi quello che possiamo vedere qua, ci siano 8 milioni di reperti ossei. Qualcosa sotto c'è, perché questi posti venivano utilizzati per mettere sì corpi di disperati, tra virgolette, senza nome, ma anche a un secondo scopo che ti faccio vedere quando arriviamo lì. Camminare qua dentro con il temporale fuori è davvero molto strano. Quando si entra non sembra che sia così enorme, ma poi entrandoci dentro... Questo è un posto particolare, questo qui. Non ci sono ossa, però secondo me è quello che più rappresenta la storia di quel periodo. A metà dell'Ottocento i benestanti, i nobili, non volevano finire in un posto così. Volevano avere la loro tomba. E che cosa succedeva allora? I becchini, o come li chiamano qui, gli schiattamurt, che si occupavano dei corpi, li seppellivano nel posto a loro indicato, salvo poi tornare la notte, andarli a recuperare e portarli qui, perché lo spazio non esisteva. C'era il colera, c'è stata la peste, quindi non c'era posto per questi corpi, anche nobili, e venivano portati qui. Questo era il posto dove nasce il nome
nome lo schiattamort. Praticamente i cadaveri venivano appoggiati qui su questi piani e bucherellati in modo da far defluire i liquidi corporei, perché altrimenti ne sarebbero andati in decomposizione, e qui sotto defluivano tutti i liquidi dei defunti. Per questo questo posto è particolare, pure non avendo teschi, ma viene ricordato con fiori, perché qua sopra, di storie da raccontare, se potesse parlare, ce ne sarebbero tante. Questo teschio qui si chiama Donna Concetta. È il teschio che suda. Praticamente dicono che lei assorba i peccati di tutte le anime rimaste bloccate nel purgatorio e le sudi fuori. Sono tantissimi quelli che si sono votati come richiedenti di grazia a Donna Concetta. Alcuni dicono che sia la posizione e quindi assorba l'umidità esterna, però non si spiega perché lei sudi e il suo vicino di banco, passatemi il termine, sia completamente asciutto. È vero, è vero. È l'unico teschio che è completamente lucido, tra l'altro. I teschi che si vedono all'interno di queste scarabattole, si chiamano, sono messi lì perché hanno dato una grazia a qualcuno. Qualcuno ha ricevuto qualcosa e ha costruito questo giaciglio per farli riposare meglio e non insieme agli altri. Questo è molto particolare, lo potete notare dal fatto che ha stemmi dell'Italia e stelline mostrine di gradi ufficiali, perché questo teschio si chiama O Capitano. La storia è strana perché si dice ci fosse una ragazza del rione che fosse completamente votata a lui e venisse qui tutti i giorni a pregare per lui. Il fidanzato, geloso di questa relazione che definire platonica è poco, perché non poteva esserci nessun tipo di relazione, ma di questo attaccamento morboso, era proprio geloso, è venuto qui un giorno mentre lei era raccolta in preghiera e ha trafitto il bulbo oculare vuoto, ovviamente, con una canna di bambù, sbeffeggiando il teschio e dicendogli che l'avrebbe aspettato il giorno del suo matrimonio. Quando si è sposato con la ragazza, la leggenda narra che in fondo alla chiesa ci fosse un ufficiale dei carabinieri che nessuno sapeva perché si trovasse lì. E nel momento in cui gli venne chiesto chi fosse, lui rispose solamente: mi hai invitato tu. E a quel punto i due sposi morirono entrambi sull'altare.